acquistare il Catania doveva vendere. E questo l'imperativo dettato da Pietro Lomonaco già alla fine della scorsa stagione e ribadito a gran voce nelle scorse ore sempre dallo stesso amministratore delegato rossazzurro. Prima di annunciare qualsiasi acquisto di valore, dunque, probabilmente si dovrà attendere una cessione importante e tutto porta a quel Mattia Silvestre cercato e desiderato da mezza Europa, ma evidentemente ancora in modo poco convincente. Proprio per questo Lomonaco cercherà di stringere i tempi il più possibile e nelle prossime ore valuterà al meglio le offerte reali per il numero 6 argentino, per il quale l'interesse più concreto al momento sembra essere quello di Preziosi. A breve si conoscerà la vera entità dell'offerta economica del Genoa per il giocatore, per il quale il Catania chiede non meno di 10 milioni di euro e ha la speranza di salire anche verso i 12. Se la trattativa dovesse andare in porto, si potrebbero finalmente acquistare i primi rinforzi per la prossima stagione, che corrispondono proprio al sostituto di Silvestri, identificato da tempo nel giovanissimo difensore dell'Independiente Leonel Galeano, ma suscettibile di una virata su Mario Paialunga del Rosario Central. Ovviamente però il mercato del Catania non si fermerebbe qui, ma punterebbe anche sul rafforzamento del reparto avanzato, che prevede la ricerca di una pedina in cabina di regia, che tra gialli, conferme, smentite e indiscrezioni sembra essere sempre orientata su Martinuccio del Peñarol. Per il resto, l'altra liquidità importante potrebbe arrivare da Gomez, sul quale insiste il Fenerbahce, arrivato ad offrire 9 milioni di euro, e Maxi Lopez, cercato dal Napoli ma in modo ancora sommario, ragion per cui sulla pelle del biondo argentino in forza al Catania è ancora tatuata la maglia rossazzurra.